Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna, spero che l'audio sia discreto. Siamo nel bagno, nel nostro bagno con cuffietta. Sapete che una delle mie fisime è quella di sporcare o bagnare i capelli quando questi non vanno bagnati. Così. Bene, non dovrebbe andare la ventola, ho spostato l'orologio che magari il tic-tac può dar fastidio, spero non ci siano altri rumori molesti. Il compito che ci aspetta è quello di struccare il faccione, oltretutto abbiamo anche un trucchettino un po' impegnativo, un pochino patacone. Bene, i prodotti che vi presento sono 3, 4, 5, 6, 7, sono 8 prodotti, non vanno usati tutti, ok? Infatti alcuni ve li presento in alternativa, infatti non li useremo, ve li nomino soltanto, ma vediamo una, come dire, una routine serale, questo ve volevo dire, una routine serale perfetta per pelli mature e non solo, è comunque ottima per pelli delicate. Se a qualche prodotto, su qualche prodotto volete o saperne di più, vedere quanto costa, quanto viene a costare con i codici sconto, eccetera, io vi lascio sotto i link. Fate Bobis, ovviamente, a me non me ne viene nulla, come preferite. Se qualcuno volesse dare anche solo approfondire, linka sulla riga giusta. Sono tutti prodotti che comunque vi scrivo tutto nel box informazioni. Qualcuno di voi ha detto, ma io non ce l'ho il box informazioni, mi fate preoccupare. Su YouTube c'è il box informazioni. Magari provate a vedere, magari vi linkerò un video che spiega come si entra nel box informazioni. Vediamo se lo trovo, ve lo metto qui sotto il link. Beh, certo che però ve lo linko in un commento, così se voi il box informazioni non lo sapete aprire, però potete vedere il commento in evidenza. L'ho fatto un po' lunga, ma forse si è capito. Partiamo. Bite and Rib, Bomb de Rose, acqua micellare, come vedete l'ho già iniziata. Sì, vi parlo di prodotti che sto usando o che ho usato. Io l'acqua micellare la uso con dei dischetti e andiamo sulla. Poi qui ho anche uno specchio ingrandente. Per vedere, ups, momenti, mi cadeva tutto. Ho uno specchio ingrandente che si può allungare, quindi lo vedo così abbastanza, insomma, comunque vabbè. Proviamo. Allora, si appoggia il pad bello inzuppato di acqua micellare, si appoggia. Attenzione, non sfregate, la pelle si stressa. Lo appoggiamo ben ben imbibito, come dicono quelli bravi. Poi facciamo questo movimento, che non stressa la pelle, non stressa le ciglia, ma che, ecco, comincia a liberarvi del trucco, che come vedete era sul blu, quindi anche bello tostarello. Ok, è rimasta in particolare la matita. Sì, perché è una matita occhi waterproof, quindi ok, vabbè. Fa un po' più fatica, eh? Ci voleva in effetti un detergente oleoso. Attenzione ai detergenti occhi, nel senso che non dite subito precipitosamente, no, no, mi brucia gli occhi, anch'io facevo questa cosa. In realtà, cosa ho scoperto, o forse l'avrò sentito dire da qualcuno, che non è tanto il prodotto che vi finisce negli occhi, per carità, può essere anche quello, ma è quello che sciogliete che vi entra negli occhi. Per esempio, un trucco bello robusto e waterproof è un bel mascara che vi finisce negli occhi. Nella fase di struccaggio, capite bene che vi dà fastidio. Credo sia andato via piuttosto bene. Sì, come vedete, ho fatto anche un movimento delicato così per togliere bene il. Naturalmente, nella vita reale non ci metto tutto questo tempo, qui sto chiacchierando e vi sto spiegando passo passo. Quindi abbiamo tolto il grosso dagli occhi. Io faccio così, faccio anche una passata leggera di acqua micellare sul viso.
non più sugli occhi, uso ovviamente dei cotton pad diversi, non sono quelli che ho usato sugli occhi, e tiro via grossolanamente. Io non metto trucco sulle orecchie, quindi ho fatto la doccia, quindi diciamo, vedete, naturalmente c'è il fondotinta, ovvio. Poi giro dall'altra parte, quindi sfrutto quattro lati di dischetti. Ok? E vedete che c'è ancora tanto trucco, eh? Pertanto, insomma, ne abbiamo levato un bel po', ma ovviamente non completamente. Ok, a questo punto mettiamo via l'acqua micellare, in questo caso Bombe Rose di Byterry, vi scrivo tutto sotto. Poi prendiamo e facciamo la nostra doppia detersione. Bobbi Brown, ottimo brand, lo Shooting Cleansing Oil, come vedete ne ho consumato più di un terzo, al fiori di gelsomino, al lilium bianco e l'estratto di bacche di goji. Anche qui naturalmente vi sto citando dei prodotti fantastici. È un olio, non è fastidioso da usare, sapete che io detesto l'unto. Si passa, perdonatemi se faccio scorrere un po' l'acqua, ma la rendo almeno tiepida. Devo recuperare una salvietta. Stupidamente non l'ho preparata, adesso l'acqua è giusta, la chiudiamo un secondo, recuperiamo una salviettina, eccola qua. Per il viso uso queste qui, queste piccine, questa è un po' consumata se volete, però va ancora benissimo. Sciacquiamo l'olio, viene via piuttosto facilmente. Io non lo applico sugli occhi, però nell'operazione di risciacquo, adesso vi faccio vedere, nell'operazione di risciacquo faccio così e quindi il prodotto va anche sugli occhi per togliere anche eventuali tracce. Adesso ho sbagliato un passaggio nel senso, adesso potevo anche non asciugare perché abbiamo la parte invece sgrassante della detersione. Stasera uso Confidence in a cleanser, quindi fidarsi in pratica di un, credo voglio dire, di un detergente, dello Skin Transforming Hydrating Cleansing Serum Anti-Aging di IT Cosmetics. Questo è un grandissimo prodotto, veramente favoloso. Era ancora chiuso, è un prodotto che conosco, è un detergente fantastico, però c'è questo cavolo di plastichino, ecco, l'abbiamo tolto. E beh, per garanzia di igiene è giusto che ci sia, prodotto che conosco, e ne mettiamo un po', come vedete, è un gel, però è un cleanser, non è un olio. Quindi questo, bello, bello denso, lo passiamo. La pelle è umida da prima. Massaggiamo e ovviamente sciacqueremo. Anche questo si sciacqua via in fretta. Questo non lo passo sugli occhi però. Perché non mi sembra che ci sia scritto di usarlo sugli occhi, se non c'è scritto esplicitamente non lo passo sugli occhi. Certo, un pochino la mano ci va, però ecco, diciamo, mi spiace che l'inquadratura non si rende risciacquo, ma questi sono i mezzi a nostra disposizione. Basta, ok, con lo stesso lavetta di prima. Non la passo più sugli occhi, che li lascio così un po' umidini. Ok. Certo,
ci asciughiamo anche le mani fin dal gomito, se no poi vi bagnate il pigiama o quello che avete su. Ecco, io mi sembrerò esagerata, ma la lavetta del viso la cambio tutti i giorni. Via. Le voilà. Adesso la nostra pelle è pulitissima, la sentiamo proprio che respira. E adesso passiamo invece all'ultima, diciamo, alla fase dell'idratazione. Al posto di questo, eventualmente, potete usare un balsamo struccante tipo il Moringa Cleansing Balm di Emma Hardy. Questa è la confezione grande da tanto, da 100 grammi, della confezione robusta. Io ho provato quello piccolino, questo è quello grande che è ancora chiuso ed è chiuso con, sempre con garanzia di igiene. È Emma Hardy, è un grandissimo brand, è un brand britannico. Adoro, fantastico. Allora, la pelle è pulita. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo idratare. Allora prendiamo una crema contorno occhi, bella nutriente alla sera, Confidence in an eye cream, super peptide concentrato al 2%, antifatica, anti-età. Quindi è un po' la combo con questo detergente. Questo si posa anche sugli occhi. Non so. Vabbè, comunque, io per gli occhi uso una cosa appunto specifica, oppure l'olio. Questo si può passare anche sugli occhi, sono sicura, io l'ho sempre passato. Allora, crema contorno occhi. La sto usando da qualche settimana, ma come vedete, guardate quanto ce n'è, perché ne basta veramente, veramente, veramente poco. Ecco, è molto nutriente, più direi, è più un burro, è secondo me da classificare nei burri, tipo un po' altri brand, insomma, che fanno burri famosissimi. Questo è un prodotto nuovo che però, a mio modestissimo avviso, promette molto bene. Promette molto bene, infatti è idrata magnificamente. Io lo uso alla sera. Poi si può mettere un siero o un siero crema. Questo lo sto usando da una decina di giorni, di Medicate, Hydra 8 B5 Intense, con acido ialuronico, rimpolpante, insomma illumina, fa un sacco di cose in una boccetta violacea. Il liquido è così trasparentino rossastro, lo mettiamo qui nel pavo. Dice di usarne 6 gocce, io ho la pelle delicata, ne uso 4. Una specie di olietto, potete anche usare solo questo, eh? Non necessariamente una crema. Ok, oppure se volete sopra potete usare scusate, alternativamente a questo, perché tutte e due non li userei, sono un po' forti. Questo è un prodotto molto forte. Potete usare questo, sempre di Medicate, la Crystal Retinal 3, no? Un siero da notte con vitamina A. Questa è la confezione da 30 millilitri. Però non in combo con quella. In alternativa, e questa non si usa tutti i giorni. Ha la consistenza fatta così. Ecco, vedete, leggermente rosato. Questo infatti è un siero crema. Se io non usavo quello, usavo solo questo, come vedete, è un siero crema dal delizioso profumo, leggermente rosato. Questo è un antirughe, che è una bomba. Non è untuoso, piacevole all'uso, e le voilà. Adesso abbiamo usato quello e quindi ci teniamo solo quello lì. Poi a questo punto avete praticamente finito, basterà un burro labbra, quello che vi pare. E poi una piccola chicca finale per me, che io vi consiglio,
spruzzare un profumo sul vostro cuscino. Non precipitatevi subito a letto perché lasciate che le creme, i sieri vengano ben assorbiti, vi rilassate un attimo, vi bevete una tisana, vi guardate un video su YouTube, vi leggete qualche pagina di un libro e nel frattempo spruzzate di questo, per esempio, di Neom, di questo brand inglese, anche questo. Perfect Night's Sleep Pillow Mist, favoloso, e sa di lavanda, ma è fantastico. Questo io faccio due spruzzi sul cuscino, proprio non in mezzo al cuscino, faccio sul bordo alto, così lo inalo bene, si diffonde anche un po' nella stanza. E questo è, infatti, spruzzate questa mist, eccetera, eccetera, spruzzatela sul vostro cuscino e poi dice di respirare praticamente a pieni polmoni per 7 secondi e poi con la vostra bocca per 11 secondi. Dopodiché andate, allora, sì, brumisez votre oreiller avec la brume d'oreiller de Neom. Poi, aspettate un attimo e respirate con il naso per 7 secondi, poi espirate, quindi respirate, poi espirate, mi sembrava strano, con la bocca per 11 secondi, mi sembrava strano respirare con la bocca, di solito non viene mai consigliato. Eccolo qua, questo è Neom, anche di questo vi lascio il link. Questi sono i prodottini, quindi abbiamo parlato di ben 3, 4, 5, 6, 7, 8 prodotti, ma in realtà ne bastano 1, 2, 3, 4. Basta semplicemente, diciamo, l'acqua micellare, il detergente oleoso, il detergente schiumogeno per la doppia detersione, una crema contorno occhi, e un buon siero. O addirittura fate un siero crema, così risolvete la cosa. In alternativa al detergente schiumogeno potete usare un balsamo, questo strucca, lava, fa tutto lui. E alla fine un paio di spruzzate sul vostro cuscino di un profumino. Può essere questo, ovviamente, può essere anche un altro. Ah, non vi ho detto cos'è: lavanda inglese, olio essenziale di lavanda inglese, camomilla e patchouli. Prepara al sonno e aiuta il vostro relax. Io ne ho usati un po', abbastanza. Questo però è finora tra quelli che ho usato il migliore. Un bacione. Buonanotte.